Ciao a tutti e bentornati. Oggi, lampo! Oggi prendiamo l'acqua, abbiamo deciso che abbiamo caldo perché ormai siamo a fine luglio. Anche Doro, ti voglio riprendere un po' di acqua, vero? Vero che voglio di stare un po' sotto la pioggia? Sì. Piove. Ecco, appunto, ciao! E siccome volevamo fare un giro, salve, di praticamente dopo il trekking di ieri, guardatevi il video del giro dei tre rifugi. Allora abbiamo deciso di fare un giretto tranquillo, partendo da Cimbergo. Abbiamo appena parcheggiato per il rifugio Volano De Marie e niente, sicuramente prenderemo tanta acqua, ma va bene così. Speriamo di riuscire poi però a vedere un po' il panorama dal rifugio, visto che si vede benissimo il Pizzo Badile. Sta iniziando a piovere, perciò ci vediamo dopo. Ciao! Insieme. Piove, la gatta non si muove. Poi è stato a grandinare, ma non si vede, ma dorme, ma niente, frega. Bambina traumatizzata dal fatto di prendere il temporale in montagna. Oh, poi di grandine, proprio guarda. Non la supererà mai più questa. Andiamo? Sto riprendendo fiato. Prima metà. Siamo arrivati, sta piovendo ancora, qua siamo arrivati al rifugio Volano De Marie, sotto il Pizzo Camino, una meraviglia. E adesso andiamo a riscaldarci, a rifucillarci un attimo, a tra poco. Allora, volevo solo darvi due informazioni per quanto riguarda questo breve trekking più una camminata. Allora, in realtà è a portata di tutti perché, come vedete, si svolge principalmente su strada asfaltata, comunque carrabile. Sono circa 3 km di
di trekking su circa 400 metri di dislivello, quindi se volete far camminare anche i bambini può essere un'ottima camminata da fare. Ovviamente per noi, visto il tipo di tempo che abbiamo preso, era un po' limitante, è impossibile far camminare Dorothy. Adesso per fortuna ha smesso, tra l'altro i gestori del rifugio Volano De Marie sono carinissimi, e se beccate la bella giornata potete avere anche una vista spaziale sul Pizzo Badile. Adesso mancherà circa un chilometro ad arrivare alla macchina, quindi visto che Dorothy era interessata, aveva voglia di camminare un po', abbiamo pensato di lasciarla un po' sfogare. Perciò ci vediamo giù alla macchina tra poco. Eccoci arrivati alla macchina, un po' ancora umidi, ma un bel giretto da fare decisamente. Anche se è breve, è interessante da fare, soprattutto appunto con i bimbi o quando magari volete fare solo una camminata defaticante come noi. Grazie per aver guardato il video, ricordatevi di iscrivervi al canale e farci sapere nei commenti se vi è piaciuto. Alla prossima!